Amiche ed amici di Telegolfo RTG, buongiorno e buona domenica da Vito Coppola dallo stadio comunale di Maranola. Seconda giornata del campionato di promozione laziale, gironi D, in campo Formia ed Ermada. Entrambe le squadre hanno esordito con un pareggio nella prima giornata, 1-1 a Borgo Vodice per i biancazzurri, 0-0 in casa contro il Casalvieri per la compagine terracinese. Con le riprese di Tiziana Palombi andiamo alla lettura delle formazioni con il Formia che scende in campo con Alexei Avgul tra i pali, Binoson, Lucignano, Marco Pepe, Battaglia, Festa, Petrozio Maresca, Zaccaro, Napoletano e Raspaolo in panchina, mister Ferdinando Di Benedetto porta con sé Raso, Gabrielli, Cannella, Morrone, Pasquale, Antuoni, Nulli, Sar e Della Corte. Una sola novità per quanto riguarda l'undici di partenza: c'è Maresca e invece va in panchina Sheriff, Ceik, Sar. Per quanto riguarda i biancazzurri, risponde l'Ermada con Fabio Pepe tra i pali, un ex della partita di Cicco, Trani, Gurgui, Zanella, Restaini, Marconi, Cullai, Venerelli, altro ex, Mucciarelli e Di Trocchio, ex Mistral. In panchina mister Fabrizio Pannozzo porta con sé Bagnariol, Marraffino, Manauzzi, Bove, Tullio, Guarnieri, Di Girolamo, Reali e Nogarotto. Tra l'altro Marraffino in estate è stato vicinissimo al Formia, si è anche allenato con la compagine biancazzurra per poi firmare con l'Ermada, con la compagine rosso-blu. L'arbitro sarà il signor Di Palma di Cassino, coadiuvato da Ceti, sempre di Cassino, e Altobelli di Frosinone. Una prima giornata in casa dopo un'estate caldissima per quanto riguarda il Formia, la retrocessione, adesso il saluto ai tifosi da parte dei biancoazzurri in questa primissima giornata, come vi dicevo, dopo un'estate tribolata. Perché? Perché si è sperato tanto in un ripescaggio, ripescaggio che poi non è avvenuto, come spesso poi avviene per quel che riguarda il comitato regionale, laziale, spesso e volentieri che avvantaggia squadre magari più vicine alla capitale che invece chi aveva i diritti pieni per essere ripescata, quale il Formia. Formia che però vuole ben disputare questo campionato di promozione e cercare di ritornare il prima possibile in campionati che più competono alla città e alla piazza intera. È pronto tutto per il calcio d'inizio, l'arbitro si confronta con i suoi due assistenti, il primo pallone verrà giocato dall'Ermada in maglia rosso-blu che agirà dalla destra alla sinistra dei vostri monitor e teleschermi, risponde il Formia dalla sinistra alla destra in completo bianco, subito Capitan Zaccaro in pressione, l'Ermada prova a impostare, Binoson riesce a fermare il numero 11 avversario, vale a dire Di Trocchio che l'anno scorso, come dicevamo in apertura, vestiva la maglia della Mistral nel campionato di promozione, bene ha fatto, era stato soprannominato il furetto. Attenzione, proprio Di Trocchio entra in area di rigore contro Igbinoson che è bravo con una spallata, ma poi Di Trocchio la recupera alla difesa del pallone. Poi attenzione a questo pallone giocato in maniera non del tutto sicura da parte della difesa del Formia, che riesce però bene a disimpegnare e a ripartire velocemente con Pepe che scambia lì vicino con Petronzio, poi ancora Pepe è costretto a fermarsi ed andare sulla sinistra. Un po' troppa sufficienza da parte della difesa del Formia nel disimpegnare sulla pressione appunto di Di Trocchio, bravo Igbinoson con il fisico a dire di no in prima battuta, poi Avgul ha giocato bene con i difensori, ma il Formia ha rischiato subito dopo pochi attimi dall'inizio del match, quando sono passati i primi 60 secondi di questa partita. La gioca Mucciarelli all'indietro, poi il lancio ancora a cercare Di Trocchio, Igbinoson in copertura, Di Trocchio gli dà fastidio, l'ultimo tocco era proprio del giocatore rosso-blu Mucciarelli nel lancio che aveva effettuato alla ricerca di Di Trocchio, fallo laterale battuto, Zaccaro la controlla, spalla alla porta, la pressione su di lui da parte di Cullai, si libera bene del pallone, poi ancora il pressing a tutto campo dei rosso-blu e Napoletano riesce a guadagnare il fallo laterale, prima assoluta per Napoletano che torna a disposizione di mister Ferdinando Di Benedetto, il rinvio direttamente in fallo laterale ancora del centrocampo dell'Ermada, prova a impostare il Formia, subito molto reattiva la squadra ospite nel salire con il pressing e dar fastidio alla manovra biancoazzurra, ancora rimessa con le mani sul versante destro per il Formia con Igbinoson pronto a rimettere con le mani, si fa vedere lì vicino Napoletano, scambiano i due, veloce Di Trocchio, più veloce di Igbinoson, poi riesce a guadagnare una nuova rimessa con le mani, pallone a cercare ancora una volta Capitan Zaccaro, fermato nell'occasione da Zanella.
si gioca prevalentemente, anzi finora si è giocato soltanto da questa parte del campo, sotto la tribuna del comunale di Maranola. Buona l'idea da parte di Zaccaro, non lo segue nell'occasione Raspaolo, regalando la rimessa all'Ermada già effettuata. Venerelli sbaglia il tocco di testa, la recupera Napoletano, poi il fallo su Pepe, calcio di punizione in favore del Formia. L'arbitro richiama la distanza, pronto a battere col mancino Marco Pepe. Si fa vedere sul secondo palo, si fanno vedere ben quattro giocatori del Formia. Il taglio centrale, la palla dentro, attenzione! E la palla alta sopra la traversa con Zaccaro, che non è riuscito nel tocco, è riuscito ad anticipare Fabio Pepe, ma il tocco di Zaccaro sopra la traversa. Quindi registriamo al quarto minuto di gara la prima palla gol del match per il Formia. Buono lo schema, la battuta della punizione, la buona sponda di Petronzio per la corrente. Zaccaro ci ha messo il piedone, ma la palla è finita alta sopra la traversa. Il rinvio a cercare Di Cicco, che controlla ancora la pressione che va a buon fine da parte di Petronzio, la recupera il Formia, poi mette il pallone in fallo laterale Napoletano. L'arbitro rimbrotta Gurgui per le proteste, volevano un fallo i giocatori dell'Ermada per l'atterramento di Marconi, invece si riprenderà con una rimessa laterale che presumibilmente l'Ermada restituirà al Formia. Di Cicco infatti per Gabriele Festa, che può impostare con l'aiuto di Avgol. Napoletano molto basso a ricevere il pallone, eccolo in azione. Igbinosun poi di prima intenzione in avanti a cercare Zaccaro, lo ferma Zanella in anticipo, ma ancora il Formia che può impostare ancora con Festa. Col mancino sbaglia, ma la palla poi viene recuperata da Maresca, che lancia in avanti, prova almeno a farlo Petronzio, fa buona guardia lì dietro Restaini, lancia in avanti, colpo di testa ancora di Festa, poi è Pepe che la controlla un po' lento nell'occasione, Marconi lo ferma, la riconquista ancora il Formia. Battaglia, è rimasto a terra intanto Lucignano, vediamo se metteranno la palla fuori i giocatori biancazzurri. Si continua a giocare, si è rialzato Lucignano. Battaglia per Festa, scambiano i centrali difensivi del Formia sperando in qualche movimento da parte degli attaccanti. Eccolo servito, Zaccaro che controlla bene, prova a girarsi, viene fermato in prima battuta da Cullai, poi prova a combattere sul pallone Maresca, ma può ripartire dall'altra parte velocemente Marconi, prova ad andare Di Cicco in sovrapposizione, eccolo servito, guarda centralmente, lo scambio con Gurgui, poi viene atterrato, intervento falloso nell'occasione di Lucignano, anzi di Gabriele Festa, e calcio di punizione in favore dell'Ermada all'altezza del vertice dell'area di rigore biancazzurra. Mentre siamo arrivati al settimo minuto di gioco, al quarto, l'occasionissima per Zaccaro, che sottoporta la mandata alta sopra la traversa dopo un monoschema su calcio di punizione. Salgono in 5 giocatori dell'Ermada nell'area di rigore del Formia, 2 giocatori in barriera per Alexei Avgul, estremo difensore bielorusso del Formia. Fischia l'arbitro, battuta la punizione, palla dentro verso il secondo palo, Avgul non riesce in un primo tempo a bloccare, poi subisce il fallo, la carica, infatti deve battere il calcio di punizione Avgul. Napoletano, pallone sulla destra per Simone Raspaolo, prova lo scatto, la posizione regolare da parte di Zaccaro, il lancio è troppo lungo, di poco lungo, aveva visto lo scatto del capitano Fabio Pepe, interviene al limite dell'area di rigore e fa ripartire con calma Restaini. Scambio con Gurgui, che come Napoletano va molto basso a ricevere il pallone.
Ancora Restaini, si fa vedere Di Cicco sulla destra, per lui il pallone, prova la sponda, Lucignano di prima intenzione, la rimanda in avanti, ancora Gurgui, attenzione che non la blocca, va Zaccaro, la posizione è irregolare, si alza la bandierina ma non ne siamo così convinti. Probabilmente era partito al di là, ritornando Zaccaro, non lo abbiamo visto nel momento del lancio, ma l'inerzia dell'azione non ci lasciava presagire a una posizione irregolare. Sta di fatto che Aceti non ci ha pensato su due volte, ha alzato la bandierina, calcio di punizione per l'Ermada, ancora una volta pericoloso con il suo giocare al limite del fuorigioco Capitan Zaccaro, colpo di testa di Pepe, la insegue e riesce, anzi no, a mantenerla in campo Jonathan Petronzio, rimessa con le mani per Di Cicco, colpo di testa di Festa, poi Pepe all'indietro per Battaglia, Antonio Battaglia, non sa chi darla, gioca sulla destra per Gbinosun, buono il di prima intenzione, in questo caso Raspaolo per Napoletano che cerca ancora l'11, poi va in copertura Cullai e riesce a guadagnarsi una rimessa con le mani, buona la giocata di prima di Raspaolo. Fallo laterale battuto per Di Trocchio che prova a giocarla con Venerelli che poi viene fermato dall'intervento di Pepe, ma il fallo è proprio di Venerelli che infatti protesta. Napoletano prova a battere immediatamente per Jonathan Petronzio. Gurgui, attenzione a Gurgui con Petronzio che era riuscito col pressing ad opporsi. Rischiato il rumeno dell'Ermada. Pepe, pallone per Maresca, ancora Petronzio sulla sinistra, stavolta c'è Zaccaro che entra in area di rigore, va Zaccaro, attenzione Zaccaro, Zaccaro! 1-0 Formia, grande azione del Formia ma grande azione del capitano che al decimo la sblocca. 1-0 per il Formia sull'Ermada, vantaggio meritato vista anche l'occasione del quarto minuto, vanno tutti ad abbracciare il capitano per festeggiare il primo gol al comunale di Maranola della stagione 2018-2019, la mette a segno, ovviamente, andrebbe da dire, Capitan Zaccaro, 1-0. Ottima l'azione da parte del Formia che ha recuperato molto bene il pallone, nell'occasione c'era Petronzio centrale e Zaccaro sulla sinistra, questo ha sorpreso la copertura di Di Cicco che non è riuscito a tenere il capitano del Formia che si è involato e ha battuto da non facile posizione l'estremo difensore Fabio Pepe. 1-0 Formia, cambia il risultato qui a Maranola, adesso ci proverà l'Ermada a reagire, Lucignano di prima intenzione in avanti, colpo di testa di Gurgui a cercare lì davanti Di Trocchio, vuole un fallo di Napoletano, l'arbitro lascia giocare. Ancora Napoletano sulla destra, buono lo scatto di Raspaolo che però deve chinarsi alla chiusura di Zanella, ma buona questa intenzione di Raspaolo di puntare l'uomo e di creare la superiorità numerica in avanti. Gbinosun trova Zaccaro di prima intenzione per Raspaolo, 3 contro di lui, va Raspaolo sulla fascia col destro, prova a metterla dentro, Pepe non ha problemi a bloccare questo pallone. Zanella, si fa vedere lì vicino Cullai, va Zanella invece col destro in avanti, Napoletano col braccio, punizione per l'Ermada. Alla battuta va proprio Zanella che la gioca lì vicino per Restaini, poi Marconi ancora per Zanella, il velo ad agevolare gli attaccanti era stato fatto da Gurgui, poi di prima intenzione Restaini, Gbinosun bene per Napoletano, poi Raspaolo ancora per Gbinosun, litiga un po' col stop in questa occasione, poi il pallone da Battaglia all'indietro per l'estremo difensore Avgul,
La palla viene recuperata da Gurgui, attenzione Gurgui, supera anche Lucignano, entra in area di rigore Gurgui, il tiro a gol. Facile la presa bassa dell'estremo difensore Formiano che predica calma ai suoi, suo l'errore nel rilancio in questo caso. Pepe per Battaglia, sbaglia Battaglia con Di Trocchio che la recupera, poi Battaglia in scivolata la recupera a sua volta, festa Pepe verso Zaccaro che non ci arriva, fallo da parte di Zanella, il 5 con Capitan Zaccaro, anche se continua a protestare il difensore centrale terracinese. Marco Pepe alla battuta, Napolitano, si fa vedere Raspaolo. Eccolo il servizio per Raspaolo che entra in area di rigore, uno contro uno con Zanella, la palla dentro per Zaccaro, Zaccaro cerca di liberare il destro, ancora Zaccaro, la mette dentro sul secondo palo, di poco non ci è arrivato Jonathan Petronzio, anticipato, fallo laterale, bella azione da parte del Formia, cominciata da Napolitano che ha visto il taglio di Raspaolo. Igvinosun, Napolitano, supera Di Trocchio, il cross al centro, poi ci arriva, ci mette la pezza Restaini, poi festa per Pepe, uno contro uno di Pepe che la dà a Napolitano, intervento falloso ma non sanzionato nell'occasione di Cullai, fallo laterale in favore del Formia, all'ultimo tocco è di Trani. Rimessa intercettata dalla difesa ospite, poi Pepe la dà centralmente per Maresca, visto il taglio di Petronzio anticipato all'ultimo secondo, poi festa, scambia con Agvul e può ripartire, visto sulla destra completamente solo Raspaolo che riesce a mantenere il pallone in campo, uno contro uno, si fa vedere Gvinosun, Raspaolo non serve il compagno di squadra, ancora uno contro uno, supera il primo giocatore, poi la mette dentro di punta, una giocata da calcio a 5 che però riesce male all'11 del Formia che ben si era liberato ed era stato servito da festa. Non riesce a mantenere il pallone in campo Di Trocchio, rimessa con le mani per il Formia che adesso ha preso pieno possesso del campo quando se n'è andato il primo quarto d'ora del match, 1-0 Formia, la sbloccata al decimo Vincenzo Zaccaro. Maresca riesce a liberarsi del suo diretto avversario, poi il pallone per Raspaolo che cerca Petronzio sul secondo palo, Petronzio la mette giù, esce dall'area di rigore, anzi no, magia di Petronzio, la chiusura però ottima di Cicco e poi può ripartire in contropiede dell'Ermada, attenzione a Marconi, bravo Pepe ad intercettare il passaggio, non dei migliori, questo va detto, la recupera però Restaini, ancora dalle parti di Marconi, ha spazio Marconi, forse troppo spazio, pallone sulla destra, la posizione irregolare di Cullai, anzi era di Venerelli nell'occasione, calcio di punizione in favore del Formia. Afgul, pallone per Gvinosun, Battaglia, poi direttamente sulla sinistra per Lucignano che ha un po' di spazio, non lo aggredisce però Lucignano ci pensa un po', poi col destro serve bene Napolitano che deve girarsi, preferisce alleggerire ancora su Battaglia, Gvinosun sbaglia ancora una volta un passaggio, Battaglia non è da lui. Fallo laterale battuto da Trani per Zanella, spazio Zanella con il destro, nessuno si muove lì davanti, quindi Zanella deve tornare dalle parti di Gurgui. Restaini, sbaglia Restaini, Zaccaro la recupera per Napolitano, Napolitano il tocco di Maresca di prima intenzione dalle parti di Raspaolo, sbaglia in questo caso Maresca col piattone. Trani, si fa vedere sulla sinistra Mucciarelli, anzi sì Mucciarelli, attenzione il pallone dentro verso Venerelli, l'uscita di Avgul protetta da festa.
Battaglia. Scambia con Festa. 4-1-4-1 per l'Ermada con il solo Mucciarelli in attacco, attenzione, molto bene in questo caso Petronzio, Petronzio in velocità contro De Cicco, Petronzio viene fermato all'ultimo momento da Restaini, Lucignano, Napoletano, chiamato a salire Binusun. Ancora Napoletano, si riparte da Battaglia. Maresca, ancora Battaglia. Napoletano. Pallone per Zaccaro che stavolta viene fermato. La palla viene recuperata da Napoletano. Maresca. Effettivamente non c'è grande movimento lì davanti. Lucignano, Maresca, si fa rivedere ancora Lucignano che poi si ferma. Festa, prova ad andare lui. Va Festa. La mette dentro per Napoletano che potrebbe tirare. Napoletano, il tiro alto sopra la traversa da parte del 10 del Formia. 19esimo di questo primo tempo, 1-0 per il Formia. Al decimo la rete di Zaccaro. Restaini per Zanella, prova a scattare di Trocchio. Ancora una volta è Zanella a impostare per i suoi, palla a destra, ancora un errore di rifinitura da parte di Zanella. Attenzione al 4 contro 4, il pallone per Lucignano, Lucignano limite dell'area, si ferma Lucignano, punta Restaini col destro, la mette dentro verso Zaccaro, poi di testa il pallone per Lucignano che però era rimasto in posizione di offside, poteva aggredire meglio questo 4 contro 4 il Formia, aveva ben giocato Petronzio sulla sinistra per Lucignano. Restaini, Zanella, accenna un timido pressing Zaccaro, poi Zanella può andare sulla destra, è completamente libero e viene seguito Marconi sulla destra di Cicco. Il cross sul secondo palo, c'è Igvinosun che mette la palla giù, poi prova a liberare, riesce ad avere la meglio su Di Trocchio. Non irreprensibile nelle scelte Igvinosun, che però finora è riuscito a liberare sempre bene, magari non dando l'impressione di essere completamente sicuro di ciò che faccia. Pepe, proprio per Igvinosun. Palla in avanti verso Zaccaro, il velo di Napoletano. Restaini, Gurgui per Marconi che riesce in qualche modo ad avere la meglio su Petronzio. Ancora Marconi per Di Cicco, non riesce ad arrivare sul pallone Mucciarelli, quindi il pallone viene recuperato da Napoletano che scambia con Zaccaro sulla destra per Raspaolo, si fa vedere Napoletano, vuole la chiusura del triangolo, probabilmente subisce fallo, poi Pepe su di lui, Mucciarelli la recupera, l'arbitro ha lasciato proseguire ma c'era probabilmente un intervento falloso su Napoletano. Marconi si fa vedere, riceve tutto solo Cullai che può provare il tiro dalla distanza, va Cullai, Cullai ancora lui di testa, la gioca lì vicino a Di Trocchio, poi si fa vedere Marconi che punta Lucignano, mette la palla dentro Festa, poi lo stesso Lucignano vorrebbe un tocco di mano di Festa. I giocatori dell'Ermada, Gurgui la controlla, scatta sulla sinistra Trani, vediamo se lo vede, invece l'ottimo pallone per Mucciarelli, non ci arriva di o niente l'idea di Cullai per Mucciarelli, per un soffio il numero 10 dell'Ermada non è riuscito ad arrivare sul pallone. Viene affidato ai piedi di Alexei Avgul. Cercato Petronzio, non ci arriva né lui né Di Cicco. Restaini la mette giù. Gurgui, non bene per Restaini che deve andare ad inseguire questo pallone. I giocatori del Formia non ci hanno creduto. Potevano salire con il pressing.
Marconi scambia con Restaini. Grandi difficoltà in fase di impostazione per l'Ermada. La per Mucciarelli, stranamente in quella posizione del campo. Cullai, Di Cicco, Marconi, centralmente completamente libero Gurgui. Il pallone per Mucciarelli di prima intenzione per l'ingresso in area di rigore di Venerelli. Ma ancora il possesso rosso-blu, palla dentro, battaglia libera verso Napolitano, contro di lui Mucciarelli, il fallo, calcio di punizione in favore del Formia, confronto i due numeri 10. Si è andata alla metà, la prima metà di questo primo tempo, 1-0 per il Formia. Calcio di punizione affidato ad Avgul. C'è un po' troppo a distanza tra il centrocampo e l'attacco del Formia. La chiusura di Trani, che però la regala a Vinoson, pregevole il dribbling su Di Trocchio. Poi Raspaolo, la palla non è uscita. Napoletano per Vinoson, che è in posizione irregolare. Si alza infatti la bandierina di Aceti. Attenzione che l'arbitro va a dire qualcosa a Vinoson, che nonostante il fischio del direttore di gara ha allontanato il pallone. Avvertimento per il numero 2, classe 2000, di origine nigeriana, Restaini. Marconi per Mucciarelli, pallone per Venerelli, si gira Venerelli, ancora lontano dalla porta, scivola da solo Venerelli, poi il pallone in avanti, il tocco di Mucciarelli. Può ripartire Avgul, velocemente per Raspaolo, si fa vedere lì davanti Zaccaro, al limite del fuorigioco, Zaccaro, eccolo servito, poi riesce a superare velocemente Gurgui, va a Zaccaro, ne supera uno, non riesce a superare Restaini che lo ferma bene per far ripartire poi centralmente Cullai. Contro di lui Napoletano, Cullai la dà centralmente per Gurgui, il lancio a cercare Di Trocchio, uno contro uno, ancora con Vinoson in velocità e nettamente più forte Di Trocchio, il cross col mancino sul secondo palo, Lucignano la mette giù di petto, molto bene Lucignano nell'occasione, scambia con Maresca, poi ci prova questa sortita offensiva Lucignano, lì vicino c'è Petronzio, ma ottimo il pallone per Raspaolo che è posizione regolare, Raspaolo col tacco se la porta in avanti, la mantiene sul terreno di gioco, uno contro uno con Trani, il cross sul secondo palo verso Petronzio che la mette giù, Petronzio 2-0 Formia al 26esimo del primo tempo. Petronzio raddoppia il vantaggio di Capitan Zaccaro dopo l'ottima azione partita da Lucignano, poi data sulla destra per Raspaolo che ha disegnato un cross al millimetro per Jonathan Petronzio che l'ha messa giù di petto e ha battuto Fabio Pepe per il raddoppio biancazzurro. Formia 2, Ermada 0. Adesso si fa difficile per l'Ermada, ma la partita è ancora lunghissima, siamo appena al 27esimo del primo tempo. Devono essere bravi il giocatore di mister Di Benedetto a mantenere adesso questo vantaggio. Pepe, pallone in avanti fermato da Maresca, sta giocando molto bene quest'oggi. Pallone per Petronzio, Petronzio cerca Napoletano, capisce tutto Cullai che lo ferma e rilancia in avanti per Di Trocchio, va Di Trocchio, può sfruttare la velocità che è la sua prima dote ma ci pensa troppo e quindi lo recupera Napoletano, la gioca all'indietro per Trani che serve bene Mucciarelli, poi sulla destra per Marconi che prova a puntare nell'occasione Maresca, palla dentro verso Di Trocchio che tra l'altro era al limite della posizione irregolare. Ci riprova adesso il Formia in velocità, prova Petronzio che la gioca per Zaccaro che ci pensa su, non la vuole buttare e quindi la scambia con Napoletano. Ancora Petronzio, battaglia,
festa per Lucignano, che non era partito benissimo, invece nell'azione del raddoppio è riuscito prima a disimpegnare con gran classe in difesa un pallone non facile, poi ha aperto sulla destra per Petronzio il cross per Raspaolo, il cross per Petronzio che ha segnato così il raddoppio del Formia. Festa, battaglia. Avgul. Non ha fretta il Formia, l'Ermada però non sale con un pressing convinto, quindi continua questo possesso da parte dei biancazzurri. Napolitano scambia con Maresca. Festa ci pensa sul lancio col mancino, ha spazio adesso Maresca, ma non c'è movimento dei compagni di squadra, quindi l'allarga sulla destra per Raspaolo. Si fa vedere Gvinosun, va a Raspaolo che serve centralmente Napolitano, col mancino la dà a Petronzio, sulla sinistra lo serve Zanella, capitan Zaccaro che entra in area di rigore, Zaccaro poi se l'allunga, non c'è tocco da parte di Restaini e si riprenderà con una rimessa dal fondo per l'Ermada. Marconi, la sinistra è completamente libero di Trocchio, il pallone però passa dalle parti di Zanella. Cullai, anzi era Marconi che ha cercato di servire Cullai, poi Pepe, Napolitano, battaglia non benissimo Igvinoson, Napolitano, Petronzio, scusa Raspaolo volevo dire, Maresca, Raspaolo col mancino a cercare Festa che ha spazio davanti a sé, serve Maresca, sulla destra è completamente libero Raspaolo, lo vede Maresca, gran palla per Raspaolo, uno contro uno contro Trani, va ancora Raspaolo, lo supera, la palla sul destro, l'intervento di Zanella per il primo corner del match in favore del Formia. Primo corner in assoluto della partita. Si incaricherà della battuta Raspaolo, vediamo se avvicina Pepe, vediamo se lascerà la battuta o se decideranno per... Ecco infatti il pallone per Pepe, Pepe col mancino verso il secondo palo. Era intervenuto battaglia. L'arbitro ha deciso di non punire né il suo intervento né quello di Restaini. Il pallone è terminato sul fondo. Vio di Pepe dalle parti di Cicco. Restaini. Gurgui. Ecco Zanella, si fa vedere Trani, Zanella non si accorge dello scatto del terzino sinistro, poi non si capisce cosa abbia voluto fare nell'occasione Zanella, guadagna una touche rugbistica, ma non fa in tempo a salire l'Ermada che sembra aver accusato il doppio colpo del Formia al 10° e al 26° con Zaccaro e Petronzio. Raspaolo la perde qui però il Formia, il Gvinosun per battaglia, riesce a uscire bene per Raspaolo, poi Napolitano, ancora Pepe nello stretto, tutto di prima, attenzione qua rischia, però Raspaolo la regala di Trocchio, la chiusura di battaglia, non deve però essere specchiarsi troppo il Formia dopo aver acquisito questo doppio vantaggio. L'errore di Raspaolo che chiede scusa anche alla panchina. Primo calcio d'angolo del match per l'Ermada, va alla battuta Mucciarelli. La palla dentro, la libera in qualche modo Napolitano, poi Gvinosun anticipato di Trocchio, l'ottimo intervento ancora di Napolitano, poi Raspaolo la ributta in avanti, interviene Di Cicco,
che ha spazio, un momento di sofferenza per il Formia, forse il primo del match. Marconi all'indietro per Zanella, che prova addirittura la botta da lontano, alta sopra la traversa, però un po' pretenziosa la battuta del centrale difensivo dell'Ermada. Il rinvio affidato ancora all'estremo difensore bielorusso, 12 minuti più recupero alla fine di questo primo tempo, 2-0 Formia. Rinvio verso Zaccaro, colpo di testa di Restaini direttamente in fallo laterale, applaude, vuole dare carica a mister Ferdinando Di Benedetto, ai suoi. Lucignano con le mani, non c'è movimento, quindi va all'indietro da Battaglia. Pepe ancora per Battaglia, Igbinuson, si fa vedere Napoletano, prova lo scatto centrale Petronzio, si scambiano parecchio lui e Zaccaro, di prima intenzione Pepe per Napoletano, lo scatto visto Petronzio che in area di rigore è abbastanza libero, adesso uno contro uno, la palla dietro Napoletano con la schiena respinge Zanella, poi riparte di trocchio il fallo e forse arriverà giusto il primo cartellino giallo del match per Costantino Napoletano. Inevitabile questo giallo per il fallo, la natura del fallo del numero 10 del Formia, non cattivo, ma ha interrotto con una trattenuta, una ripartenza, fallo tattico e trattenuta, inevitabile. Il cartellino giallo, continuano le proteste, il chiacchiericcio di Zanella con il signor Di Palma di Cassino. Non si capisce finalizzato a cosa. Battuto il calcio di punizione, quindi annotiamo l'ammonizione per Napoletano. Restaini, Di Cicco, si era Marconi per Venerelli, la controlla poi Mucciarelli, Gurgui, Zanella. Ora ha cercato a destra Mucciarelli, l'insolita posizione di esterno destro. Punta Petronzio che riesce a fermarlo, ma la regala a Di Cicco. Ancora Mucciarelli, attenzione, potrebbe tirare, la mette dentro per Cullai di prima intenzione. Battaglia libera, ma la regala nuovamente a Marconi. Palla dentro per Mucciarelli, scambiano i due. Marconi, sulla destra c'è Di Cicco, eccolo servito. Il cross, no, di prima intenzione, rientra sul mancino. Il cross dentro stavolta, colpo di testa di Festa che libera. Ancora in fallo laterale, ci prova in questi minuti con maggiore intensità l'Ermada. Gurgui, Marconi, Cullai all'indietro per Restaini. Scambio con Zanella, ancora Restaini, prova a dargli fastidio Petronzio, il pallone in avanti, c'è superiorità numerica su quel lato del campo per l'Ermada, ferma tutto Pepe, il pallone per Zaccaro, per Petronzio, non la deve perdere qui il Formia, bene Napoletano di prima intenzione, la gira sulla destra ancora una volta per lo scatto di Raspaolo, lo insegue Trani, Raspaolo adesso lo punta, lo supera ancora una volta, il pallone è dentro, il colpo di testa di Zaccaro che aveva tagliato bene sul primo palo. Una bella azione ancora una volta tra Raspaolo e Zaccaro che è riuscito anche a colpire in maniera precisa, ma è mancata la potenza in questo caso. Raspaolo, Igbinuson riesce a superare il suo diretto avversario, la gioca per Zaccaro che prova a rigirare ancora per Igbinuson, lo insegue Cullai. Grande azione di Igbinuson che con un pallonetto pregevole stava superando il suo diretto avversario, calcio di punizione in favore del Formia, buona l'azione del terzino destro che sta salendo con la sua prestazione dopo un inizio non proprio sicuro. Otto minuti più recupero alla fine di questo primo tempo, sul pallone c'è Marco Pepe, insieme a lui Raspaolo.
due giocatori in barriera per Fabio Pepe, l'estremo difensore dell'Ermada ex Formia. Va a dare fastidio nell'area di rigore, nell'arietta, il portiere Capitan Zaccaro. Va Pepe direttamente verso la porta, di testa a liberare Cullai. Poi ancora Pepe per Napoletano, non rischia e fa bene, la dà a Raspaolo che poi torna all'indietro dalle parti di Avgul. Bisogna limitare ovviamente, visto il vantaggio di due reti, il contropiede avversario. Se c'è un rischio del genere, a volte sembra troppo razionale, troppo coperta la scelta, e invece spesso e volentieri si rivela essere quella meno rischiosa. Attenzione al pallone verso Lucignano, la chiusura di Dicicco, il pallone però non esce, interviene Avgul che è parecchio lontano dai suoi pali, va in aiuto Battaglia. Pepe, palla per Raspaolo, Ikbinusun, ancora per Pepe, scambiano i due, ancora per Pepe, Napoletano, Ikbinusun. Non c'è molto movimento lì davanti, quindi la giocano lì. Napoletano adesso ha spazio, però lo scatto al limite del fuorigioco di Petronzio, la posizione regolare, entra in area di rigore Petronzio, Petronzio sbaglia tutto, poteva tirare, invece ha voluto portarsi la palla sul mancino. Gurgui, potenziale pallone del 3-0 per il Formia. Battaglia, Pepe, Petronzio, capisce tutto Restaini, si frappone tra lui e Zaccaro. Zanella, Gurgui, pallone per Marconi, contro di lui Maresca, si ferma Marconi, serve Dicicco. Ancora il 7 dell'Ermada che prova a rientrare sul mancino, attenzione a Marconi, Marconi ne supera 3, non Battaglia che lo ferma, e poi viene fischiato un fallo a Battaglia, abbiamo molti dubbi a riguardo. Forse il direttore di gara ha scelto per una somma di interventi non proprio pulitissimi, questo va detto, su Marconi. Calcio di punizione per l'Ermada da posizione centrale. Ghiotta, occasione per i rossoblù per riaprire la partita quando mancano 4 minuti più recupero alla fine del primo tempo. Sulla palla c'è Gurgui, c'è anche Zanella oltre a Mucciarelli. Folta la barriera schierata da Avgul con... andiamo in là, Rati, lo stesso Marconi a dar fastidio lì in mezzo, fischia l'arbitro, parte Gurgui di poco alto sopra la traversa. Battuta anche bene la punizione da Gurgui, ha cercato l'incrocio dei pali sulla sinistra di Avgul, aveva visto però il pallone partire, si è buttato, non sappiamo se però nel caso fosse riuscito a raggiungere la sfera che per fortuna del Formia è finita di poco a lato. Rimessa con le mani adesso per l'Ermada, Dicicco, pallone per Marconi, Restaini prova a darla lunga per Venerelli, un po' sfilacciato adesso il Formia. Marconi, Venerelli, punta Maresca, il cross dentro, non ci arriva Gurgui, Vinoson anticipa di Trocchio, poi Napoletano, bene Trani all'indietro, la insegue Zanella, su di lui Raspaolo. Zanella torna dalle parti di Pepe, poi Mucciarelli bassissimo nell'occasione. Trani,
verso Cullai, che riesce ad avere la meglio su Pepe. Attenzione allo scatto di Ditrocchio, inseguito da Vinoson, che molto bene interviene sull'11 avversario e mette il pallone in fallo laterale. Mi ha chiesto un pallone dalla panchina. Eccolo che arriva. Anche se viene restituito anche quello che era finito in tribuna. Gurgui alla rimessa con le mani. Vediamo se la giocherà direttamente in area di rigore. Così è. Cercato Venerelli. Attenzione al liscio di Festa. Poi il tocco con la mano di Marconi. ...90 secondi allo scadere. Festa per Battaglia. Napolitano. Palla per Vinoson, che la gioca ancora per il 10 del Formia. Poi lo scatto provato da Raspaolo, il fallo di Gurgui. Calcio di punizione per i biancoazzurri. Proprio sotto la tribuna, sotto la nostra postazione. Egbinosun, direttamente dalle parti dell'estremo difensore Avgul. Festa. Ancora Avgul, c'è Gurgui che prova a dare fastidio. Avgul si butta in una situazione non proprio agevole, ma riesce a disimpegnare bene. Maresca, Zaccaro, gran palla per Lucignano che scatta sulla sinistra. Va Lucignano, centralmente c'è Petronzio, dall'altra parte si va a vedere Napoletano che non ci ha creduto nel caso, infatti ha ringraziato comunque per l'idea Lucignano. Doveva aggredire lo spazio il 10 del Formia. Maresca riesce ad anticipare l'avversario, che però poi alla meglio con Restaini. Pallone per Marconi, Lucignano ancora molto bene, mette il pallone in fallo laterale. Scade adesso il 45esimo, un minuto di recupero. Mucciarelli, pallone verso Cullai, sbaglia tutto Cullai, attenzione al contropiede, il pallone per Raspaolo che è solo, Raspaolo entra in area di rigore, serve sul secondo palo Pepe che non ci arriva. Era un 4 contro 2, ghiottissimo per il Formia. Raspaolo, Petronzio prova a girarsi, viene fermato, ancora Petronzio, spalle alla porta, prova a mantenere il possesso con Gurgui che lo spinge in maniera evidente, il guardaline però poi punisce il fallo, anzi poi dà il vantaggio il direttore di gara. Manca poco al doppio fischio di fine primo tempo, attenzione a Trani, Trani contro Vinosun, punito l'intervento falloso del terzino destro formiano, mentre sta scadendo adesso il minuto di recupero. Probabilmente l'arbitro non lo farà battere, vediamo, guarda il cronometro, vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi. Il Formia chiude il primo tempo in vantaggio 2-0 sull'Ermada, al 10° Zaccaro, al 26° Petronzio. Noi ci sentiamo per l'inizio della ripresa. Amiche ed amici di Telegolfo, eccoci tornati dal comunale di Marano, la secondo tempo di Formia Ermada, 2-0 per i padroni di casa nel corso dei primi 45 minuti, già doppio cambio per l'Ermada. Allora andiamo a segnalare l'uscita a sorpresa di Venerelli al suo posto Marraffino, quindi a inizio ripresa dal primo minuto, poi l'ingresso anche del numero 14, ci dicono prima chi entra, poi chi esce, basta che ce lo dicano. Entra quindi Manauzzi al posto di Marconi, quindi usciti Marconi e Venerelli, dentro Marraffino e Manauzzi. Subito due cambi, quindi
per l'Ermada, è tutto pronto per l'inizio dei secondi 45 minuti. Prova a cambiare qualcosa mister Pannozzo tra i suoi, dopo il doppio vantaggio del Formia ma anche un dominio sul terreno di gioco. I padroni di casa in più di un'occasione hanno sfiorato la terza rete per poter dilagare. Tanto si attende che il massaggiatore dell'Ermada prenda posto in panchina per poter iniziare questo secondo tempo. Il primo possesso sarà del Formia, che girerà dalla destra alla sinistra dai vostri monitor e teleschermi in completo bianco. Vito Zaccaro all'indietro per Battaglia prima e Festa poi. Vediamo come l'Ermada proverà a reagire al doppio vantaggio formiano. Pepe sulla sinistra è completamente libero Lucignano, eccolo servito, uno contro uno con Di Cicco, il pallone è verso Maresca, non ottimo il passaggio di Lucignano, Di Cicco può far ripartire i suoi sulla destra, scatta Di Trocchio che a differenza del primo tempo agisce sull'out di destra, quindi avrà a che fare con Lucignano. Pratica sembra essere cambiato poco dal punto di vista tattico con Marraffino che è andato a prendere proprio il posto di Venerelli. Ricordiamo che Marraffino si è allenato nel mese di luglio proprio qui al comunale di Maranola con il Formia, poi firmare con l'Ermada. Eccolo Marraffino che tocca il suo primo pallone, prova a scattare su Festa che lo ferma in un primo momento, poi il pallone giunge sull'out di sinistra per Gurgui che prova a superare il suo diretto avversario Edbinosun, l'ultimo tocco è proprio di Gurgui, quindi rimessa dal fondo per Aksei Avgul, un po' incerto nei primissimi interventi nel corso del primo tempo, ha mostrato di saperci fare però con i piedi in situazioni non proprio agevoli. Estremo difensore bielorusso. Rilancio a cercare Napolitano, prova a infastidirlo Cullai, pallone recuperato da Trani, vince un contrasto Mucciarelli, poi la palla viene riconquistata da Raspaolo che bene si libera di Trani, ancora Raspaolo, prova il cross col destro, la deviazione di Cullai, primo corner della ripresa, il secondo per i biancazzurri, uno non ha battuto nel corso del primo tempo l'Ermada. Calcio d'angolo, Marco Pepe pronto alla battuta, anzi no, scambia immediatamente con Raspaolo, va Raspaolo, cerca il cross con il destro, la mantiene in campo, contro di lui Trani. C'è il fallo dell'11 del Formia, calcio di punizione per l'Ermada che prova a battere velocemente numero 5 Zanella. Mucciarelli, a vedere centralmente Manauzzi ma non viene servito, ancora Zanella, eccolo Manauzzi, Restaini, Di Cicco, scatta Manauzzi, provato Di Cicco a servire lì davanti Marraffino non riuscendovi, poi Napoletano per Ekvinosun, ancora Napoletano, Osaretin Ekvinosun, poi il Formia riesce tutto di prima a servire Napoletano, Pepe, il movimento di Raspaolo visto uno contro uno ancora una volta con Trani, ancora una volta lo vince l'11 del Formia, palla per Zaccaro, arriva in anticipo Pepe, Manauzzi prova a dare in avanti verso Gurgui, lo scatto in avanti di Marraffino anticipato Di Trocchio dall'ottimo intervento da parte di Lucignano. Pepe, Maresca, scambiano i due, va Pepe, palla al piede, lo scatto visto di Petronzio in area di rigore, prova a superare Restaini che è bravo ad opporsi, Di Cicco ancora per Restaini, poi per Battaglia, per ovviamente Zanella, sbaglia tutto Zanella, attenzione a Petronzio che sbaglia tutto però nel servire Zaccaro, un po' di sufficienza da parte di Petronzio nell'occasione che è rimasto anche sorpreso dall'errore dell'avversario. Marraffino riesce a girarsi,
contro Festa. Poi Mucciarelli prova a servire in profondità Di Cicco. Il pallone finisce direttamente oltre la linea che delimita il campo, quindi ci sarà rimessa dal fondo per il Formia. Prova a insistere in qualche modo l'Ermada, ma i giocatori di mister Pannozzo sono riusciti ad andare al tiro solo su calcio di punizione nel corso dei primi 45 minuti, vicini allo scadere, era il 42esimo. Calcio di punizione battuto da Gurgui, finito sul fondo di poco. Avgul, cercato in avanti Zaccaro che tocca per ultimo, quindi la rimessa è per l'Ermada. Con le mani va Di Cicco. Zanella, stavolta non sbaglia per Restaini, la pressione di Petronzio che va a buon fine. Un po' difficoltosa la restituzione del pallone. Poi Lucignano si incaricherà della rimessa con le mani. Se ne sono andati intanto 6 minuti nel corso della ripresa. Sempre 2-0 per il Formia. Lucignano cerca in avanti Zaccaro. Va a chiudere praticamente sul compagno di squadra Di Cicco. Ancora rimessa per il Formia. Chiede scusa a Lucignano per la battuta errata della rimessa laterale. Si allontana Maresca, quindi andrà con la rimessa lunga in area di rigore il numero 3 del Formia. Eccola verso Napoletano. Interviene la difesa rosso-blu. Pallone per Festa. Poi col destro ci ha provato adesso Lucignano. Non è il suo piede. Si vede direttamente tra le braccia di Pepe, che prova a dare immediatamente lì in avanti da Gurgui, che prova lo scatto. È stato spostato Gurgui sul lato di sinistra, dove agiva nel primo tempo Di Trocchio. Vediamo, c'è qualche protesta di troppo da parte di Pannozzo. L'arbitro va a dirgli di darsi una calmata. Volevano il giallo ai danni di Gvinosun. Ricordiamo che l'unico ammonito nel corso del primo tempo è stato Napoletano. Un fallo su Cullai. Fallo tattico. Munizione giusta. Restaini. Lancio col destro a cercare lo scatto di Gurgui, fa buona guardia a Gvinosun. Ritmi blandi all'inizio di questo secondo tempo. Formia non ha più il dovere di spingere, dato il doppio vantaggio. L'Ermada però non riesce ad impensierire al momento la squadra biancazzurra. Esce fuori un secondo tempo avaro di emozioni ma anche di ritmo. Gurgui. Non riesce a mantenere il pallone in campo Napoletano. Rimessa con le mani, affidata proprio a Gurgui. Nell'occasione non ha lasciato a Trani. In questo modo l'Armada non ha Gurgui lì pronto a ricevere sulla fascia. Centro dell'area di rigore, Marraffino, la chiusura di Gvinosun che cerca Petronzio, contro di lui il colpo di testa di Di Cicco che serve in avanti Di Trocchio, prova a girarsi Di Trocchio, palla dentro, ottima per Manauzzi, poi l'apertura ancora per Di Trocchio che supera il suo diretto avversario. Attenzione a Maresca, si danno fastidio i due centrali difensivi del Formia, involontariamente ovviamente. L'apertura cercata alle parti di Di Cicco, poi fase un po' convulsa con il pallone riconquistato da Maresca che prova a darla subito in avanti per Zaccaro. Ferma tutto Zanella che poi prova a dare ancora su Gurgui. Attenzione, Gurgui riesce a mantenere il pallone in campo ma in pratica la regala a Gvinosun che può ripartire non benissimo verso Napoletano. La perde nuovamente il Formia che sembra leggermente deconcentrata ma la recupera ancora Zaccaro, punito con un fallo di mano. Con intervento col braccio Zaccaro, ripartito in contropiede, tridente del Formia che ha dato solo grattacapi finora alla difesa rossoblu. Che se in questo secondo tempo non ne ha avuto l'occasione. Zanella apre sulla sinistra per Gurgui, uno contro uno, riesce a superare Gvinosun. Limite dell'area di rigore, la palla dentro, intervento di Festa a liberare.
in fallo laterale. Ancora lasciata la battuta a Gurgui, che probabilmente trae il pallone direttamente in area di rigore. Infatti è così, attenzione alla palla che resta lì, protestano i giocatori dell'Ermada, la libera in qualche modo il Formia, che con Petronzio può andare in velocità. L'intervento da parte di Cicco e di Restaini, poi il pallone resta in campo. Mucciarelli per Cullai, Manauzzi, il pallone ancora per Mucciarelli, palla dentro, ci arriva Marraffino, buona la chiusura in copertura di Battaglia prima e poi dell'estremo difensore Avgul. Ci prova Raspaolo, lì ha fatto molto male nel corso del primo tempo, ammonito Gurgui faccia a faccia con Raspaolo, cartellino giallo che arriva anche a Gurgui, anche lui punito per fallo tattico, la spinta netta ai danni dell'11 del Formia, Simone Raspaolo, che con le sue sgroppate ha creato il panico nel corso del primo tempo nella metà campo dell'Ermada. Calcio di punizione in favore del Formia, abbattuta direttamente dalle parti di Petronzio, che prova una buona sponda per Zaccaro, che è troppo vicino al suo compagno di squadra. Mucciarelli, attenzione a Di Trocchio, in velocità c'è Marraffino, Di Trocchio lo serve, limite dell'aria, Marraffino, Marraffino col mancino, la palla sul fondo, da qui sembrava più vicino alla porta, ma probabilmente il pallone è finito oltre 2 metri alla destra di Avgul. Dunque l'andiamo a segnare come prima azione di una certa pericolosità nel corso del secondo tempo, questa conclusione di Marraffino ben servito da Di Trocchio. Avgul al rilancio, cercato Napoletano contro Manauzzi, il pallone viene recuperato da Pepe, ancora Napoletano per Maresca, che riesce a difendere bene il pallone e a giocarlo dietro per Festa. Serve il ritmo al Formia. Scambiano Festa e Lucignano. Pepe, pallone per Maresca, che non vede lo scatto di Lucignano, preferisce giocarla su Festa. Poi si gira Pepe, il movimento di Zaccaro, lo serve Pepe, Zaccaro non riesce a girarsi, non c'è fallo sul capitano del Formia, non buttano palla fuori. Poi ci pensa Zanella, che era stato proprio l'autore dell'intervento falloso su Zaccaro, non preso da, non relazionato dal direttore di gara. Si è rialzato Zaccaro, che entra adesso sul terreno di gioco. Intanto c'è stato un cambio ai box che neanche la scuderia Ferrari sarebbe stata capace di fare. Intervento sulla telecamera da parte di Tiziana Palombi, non ci siamo persi neanche un attimo grazie alla celerità di Tiziana, che ringraziamo. Igbino Zun, pallone per Napoletano, Pepe, si fa vedere Maresca, eccolo servito, a spazio Maresca, prova ad aggredire con Di Trocchio alle calcagna, il pallone è largo, un po' troppo lungo anche, attenzione con Pepe che riesce a mantenere di un soffio la palla all'interno dell'area di rigore, un po' troppo lungo per Zaccaro, il lancio da parte di Maresca, tallonato da Di Trocchio. Sembra un po' più sulle gambe il Formia, questo inizio ripresa. Di Cicco, il cross è completamente sbagliato dalle parti di Marraffino. Avgul. Festa. Sulla sinistra c'è Lucignano, Festa non ha fretta. Ecco. Il movimento senza palla dei giocatori del Formia non è quello del primo tempo, gran caldo qui al comunale di Maranola tra l'altro. Attenzione a Petronzio che punta Di Cicco, va Petronzio, riesce a portare il pallone sul mancino, Di Cicco lo ferma e mette il pallone in fallo laterale. Pronto un nuovo cambio per l'Ermada, vediamo se l'arbitro darà il suo assenso alla sostituzione, così è, vediamo il terzo cambio per i rossoblù.
Esce Di Cicco, che tra l'altro è lontanissimo. Entra con il numero 18 Nogarotto. Esce un classe 2000, entra un classe 2001. Al sedicesimo del secondo tempo, fuori Di Cicco. Dentro, chiedo scusa, Di Girolamo. Esce un 2000, entra un 98. Lo può fare in questo caso l'Ermada, perché aveva tre under, tutti e tre del 2000 in campo. Quindi in questo caso il cambio è lecito, nonostante sia uscito un classe 2000. Potuto entrare un 98. Lucignano, palla centrale per Raspaolo, che ancora una volta ha la forza di scattare sul lato di destra, la mette dentro per Zaccaro in controtempo, poi Gvinoson la riconquista, si dà anche una pallonata in faccia involontaria, riesce a superare Manauzzi, che però ritorna su di lui. Ancora Gvinoson, che nel corso del primo tempo è riuscito a provare su Cullai un dribbling di gran classe, guadagnando un calcio di punizione, però termina a terra adesso il numero 2, probabilmente preda di crampi. Va a dargli una mano nell'occasione il suo compagno di squadra, che è napoletano se non andiamo errati. Quindi si profila comunque un cambio per mister Di Benedetto. Siamo al 18° della ripresa, già preda di crampi Osaretin Gvinoson. Potrebbe fare il suo ingresso in campo così come era successo nella prima partita stagionale contro lo Sporting Calcio Vodice. Potrebbe entrare Nulli al suo posto. Vediamo cosa sceglierà il tecnico ex marcianese. Tanto resta a terra, fuori dal campo, in inferiorità numerica in questo caso il Formia. Il cross di Raspaolo a cercare Petronzio, il colpo di testa a uscire di Manauzzi, di Restaini, che riescono in qualche modo a ripartire. E lì manca il giocatore al Formia, manca il Vinoson. Gurgui entra in area di rigore, punta, l'ottimo Battaglia che però chiude in calcio d'angolo. Non era facile questa copertura con il Formia che è senza il suo terzino destro. Non si profila ancora il cambio per i biancazzurri. Il cross al centro, non ci arriva Marraffino, l'arbitro dice di proseguire, non c'è fallo su di lui. Ha rischiato anche in questa occasione la squadra di Benedetto, è pronto a fare il suo nuovo ingresso in campo, e Vinosun. Di Benedetto gli dice qualcosa. La mancanza del terzino destro ha portato un grattacapo, non ce la fa neanche Napoletano. Ce la fa neanche Napoletano, che si accascia al suolo. Primo tempo di grande intensità da parte del Formia, adesso sta pagando però questo sforzo. Napoletano che rientrava e ha fatto il suo esordio in campionato proprio oggi, ma che sembra avere delle noie muscolari al di là dei crampi che invece hanno colpito Gvinoson. Ancora preparazione non ai massimi livelli per i biancazzurri. Napoletano si è rialzato e sta abbandonando il terreno di gioco, ma con le sue gambe, probabilmente una contrattura per lui. Vediamo se farà il suo ingresso in campo Sar sulla linea di centrocampo. Vediamo se ci sarà il cambio, ancora in inferiorità numerica stavolta perché manca Napoletano, il Formia. Maresca la controlla bene, di vicino c'è Zaccaro che provoca col tacco, guadagna una buona rimessa con le mani su Di Girolamo. Vediamo, ecco pronto il cambio, fuori Napoletano al minuto 20 della ripresa. Tra l'altro unico ammonito, entra con il numero 13 Alessio Gabrielli. Ed è il primo cambio del Formia in questa partita, arrivato al 20° del secondo tempo. Si è giocato poco in questi 20 minuti, allora vediamo che Gabrielli va a prendere posto al centro della difesa. Vediamo chi sarà avanzato, probabilmente se passa una difesa a 3. Il Formia ancora rimessa con le mani, ancora un pallone tirato fuori da Di Girolamo. Vediamo sulla sinistra, è andato a giocare Festa,
probabilmente Lucignano è stato avanzato, anzi no, Lucignano è stato spostato proprio a centrocampo, adesso non gioca più sulla fascia ma è proprio al centro del campo, in questo momento sulla tre quarti dell'Ermada, della metà campo dell'Ermada. Festa con le mani dalle parti di Zaccaro, fermato, poi il pallone viene riconquistato ancora da Festa che scambia con Maresca, lo ferma Cullai, poi il pallone per Mucciarelli che riesce ad avere la meglio sul suo diretto avversario che era Pepe. Di Trocchio, Di Trocchio ne supera due ma indietreggia, poi da un ottimo pallone a Marraffino che ha il tempo di girarsi, Marraffino carica il mancino, la gioca sulla sinistra per Gurgui che punta il Vinusun, va Gurgui, la palla dentro, il colpo di testa a uscire proprio del nuovo entrato Gabrielli, poi la imposta sulla destra Raspaolo proprio per Lucignano, eccolo qui, da terzino sinistro a interno destro di centrocampo. Gabrielli, Festa che è venuto a fare il terzino sinistro, prova lo scatto Zaccaro, eccolo adesso lo scatto del capitano, troppo lungo il passaggio di Festa che però la riconquista, ancora Festa per Zaccaro che non riesce a chiudere il triangolo, non c'è fallo di Restaini, l'arbitro dice che deve rialzarsi il capitano del Formia, il fallo di Gabrielli su Di Trocchio, calcio di punizione per l'Ermada e attenzione, viene ammonito per proteste Festa. Che parola di troppo da parte del difensore del Formia. Terzo ammonito dell'incontro dopo Gurgui dell'Ermada in napoletano che ha appena abbandonato il campo, suo compagno di squadra del Formia. Calcio di punizione per l'Ermada, proverà a scodellare direttamente in avanti questo pallone Zanella che invece preferisce servire Manauzzi, Manauzzi per Marraffino, prova a girarsi, sulla destra è libero e viene servito Mucciarelli, il cross dentro, il colpo di testa, Marraffino non ci arriva, Cullai può tirare, Cullai ci pensa forse troppo, il tiro, la traversa, poi Marraffino e la rete dell'Ermada, la posizione giudicata regolare, 2-1, il tiro non irresistibile da parte di Cullai. La palla sulla traversa, poi il tap-in di Marraffino, le proteste nei confronti del primo assistente Aceti di Cassino. Protesta anche Pepe con il primo assistente dell'arbitro che però è rimasto sulla sua decisione. 2-1, la riapre l'Ermada. Un po' sulle gambe, lo stavamo dicendo da inizio ripresa, il Formia. Non è lo stesso dei primi 45 minuti. Un tiro lentissimo che però ha rischiato di scavalcare Avgul. Pallone sulla traversa e Marraffino mette a segno un gol da quasi ex. Ecco, mettiamola così. Adesso il Formia deve essere bravo a gestire. Sostituzione, esce Maresca. Che bene ha fatto finora. Entra Cannella se non andiamo errati. Sì, Antonio Cannella al 25esimo della ripresa, il cambio. Al 23esimo il gol che ha riaperto in qualche modo la partita. Un'Ermada che ha fatto davvero poco ma che è riuscita a riaprire così l'incontro, vediamo anche se dal punto di vista psicologico questa rete aiuterà la compagine terracinese. Di Trocchio, Mucciarelli, palla all'indietro per la gestione del pallone da parte di Zanella, la pressione cercata da Petronzio ma poco reattivi i giocatori nel Formia anche in fase di pressing. Gabrielli, palla centrale per il nuovo entrato Cannella che subisce fallo nell'occasione da Cullai, l'autore del tiro da cui è nata la rete dell'Ermada. Tutto solo Marraffino è riuscito a battere Abgul, qualche dubbio sulla posizione di partenza
dell'attaccante rossoblu. È stato sicurissimo nella sua scelta di non alzare la bandierina, il primo assistente dell'arbitro. Di testa Zaccaro, poi Pepe. Non è sulla destra per Raspalo, il cross direttamente tra le braccia di Fabio Pepe. Il pallone per Di Trocchio, contro di lui si fa vedere Festa. Va Di Trocchio che aggredisce centralmente per servire poi Manauzzi. Marraffino supera in dribbling Battaglia, va Marraffino, rientra Battaglia su di lui, ancora Marraffino al limite dell'area, contro di lui Lucignano. Poi pallone allargato sulla sinistra per Gurgui, uno contro uno contro Vinosun, che riesce a mantenere il pallone in campo e ad evitare il corner. 27esimo della ripresa, 18 più recupero alla fine della partita, 2-1 Formia, l'ha riaperta qualche istante fa Marraffino. Gurgui con le mani, è salito anche Restaini, viene anticipato da Battaglia, poi colpo di testa di Petroncio che la regala nuovamente al tiro di Girolamo, provato dai 30 metri al volo, pallone direttamente sul fondo. Si riprenderà con una rimessa in campo di Avgul. Cercato in avanti Capitan Zaccaro, che riesce a mettere il pallone giù sulla pressione dell'avversario, subisce fallo e guadagna un ottimo calcio di punizione. È questo che dovrà fare Zaccaro da qui alla fine, per mantenere comunque gli avversari lontani dalla propria area di rigore. Pepe la sventaglia verso Raspaolo, che la mette giù molto bene, poi rientra all'indietro, si fa vedere Lucignano, eccolo servito, l'uscita di Zanella. Lucignano conquista il terzo corner per i suoi. La battuta andrà Raspaolo, Simone Raspaolo. Il mancino proverà una traiettoria a rientrare, si fa vedere lì davanti anche Battaglia. Il cross verso proprio Battaglia, arriva Cannella di prima intenzione a un metro dalla porta, la sua conclusione è alta sopra la traversa, arriva al 29esimo di questa ripresa, la prima palla gol del Formia di tutto il secondo tempo. Su questo corner battuto bene da Raspaolo, ben imbeccato, attenzione a Zaccaro senza fallo, il pallone per Raspaolo, Raspaolo atterrato, attenzione, è giallo, era arancione, c'era ancora Restaini lì dietro, ma ha rischiato il rosso nell'occasione Cullai, gli è andata bene con il giallo. Diciamo che il giallo non è un errore da parte dell'arbitro, ma non lo sarebbe stato neanche il rosso. Non era, era sì una chiara occasione da gol, ma c'era ancora Restaini in copertura. Questo fallo su Raspaolo, calcio di punizione per il Formia. Pronto un nuovo cambio per i biancazzurri, vediamo se verrà effettuato prima o dopo la battuta di questo calcio di punizione. 15 minuti più recupero alla fine della partita. Viene richiamata l'attenzione dell'arbitro, vediamo se il secondo assistente chiederà, Altobelle di Frosinone chiederà la sostituzione o meno. No, si batte prima la punizione sul pallone Marco Pepe, vediamo se proverà a tirare direttamente in porta o se proverà un cross. Parte Pepe, respinge la barriera, poi il pallone sulla destra per Raspaolo, contro di lui Manauzzi, nuovo corner per il Formia. Adesso sì, adesso c'è la sostituzione per i biancazzurri, dovrebbe uscire Igbinosun, vittima di crampi da circa 10 minuti,
entra sul terreno di gioco Nulli, praticamente bissando, come dicevamo in precedenza, il cambio che era avvenuto alla prima giornata contro lo Sporting Calcio Vodice. Gli applausi presi da Gvinosun all'uscita dal terreno di gioco. 4-2 il conto dei corner, con ancora Raspalo alla battuta verso il secondo palo, verso Battaglia, il colpo di testa ad uscire di Mucciarelli, poi prova a rimettere direttamente dentro Pepe, la palla resta lì, attenzione, c'è una spinta evidente ai danni di Battaglia. Attenzione a questo tentativo di ripartenza da parte dell'Ermada, la buona chiusura di Gabrielli in fallo laterale. Era abbastanza netta la spinta ai danni di Battaglia, l'arbitro ha lasciato proseguire. Era stata ingenua la spinta, perché eccessiva ai danni di Battaglia, ma questo non significa che il rigore non ci fosse, anzi, a nostro dire, il rigore poteva essere dato ai biancazzurri. 12 al 90esimo, la giocata di Nulli in avanti per lo scatto di Raspaolo, ancora una volta velocissimo Raspaolo, il colpo di testa di Destaini, poi di Trocchio sulla pressione di Festa, che deve stare attento perché è già ammonito. Di Trocchio in posizione centrale, Pepe gli toglie il pallone, la posizione è regolare di Raspaolo, in sovrapposizione va Pepe, Pepe posizione regolare, no! Signore! Probabilmente punito Zaccaro, che era andato verso il pallone per poi fare il velo. Punito il velo di Zaccaro, sicuramente, perché Pepe non era in posizione di offside. La chiusura, l'ottima doppia chiusura di Lucignano, che mette il pallone in fallo laterale, vorrebbe anche la rimessa che invece viene data all'Ermada. Ancora un cambio per l'Ermada, il quarto, esce con il numero 5 Zanella, entra con il numero 15 Bove. Trani la gioca per Gurgui, dall'altra parte è completamente libero Di Girolamo, capisce tutto, però lì dietro Gabrielli, poi Petronzio che ha calato un po' dal punto di vista atletico nel corso della ripresa, non è riuscito a far ripartire i suoi. Marraffino, la chiusura ottima di Pepe, che però viene punito con una punizione, ma non eravamo così, non siamo così convinti che il fallo fosse di Pepe. Comunque, calcio di punizione per l'Ermada con Mucciarelli sul pallone. Salgono addirittura in 6 dell'Ermada, il limite dell'area di rigore, a cui si aggiunge anche Cullai. Mucciarelli sul pallone, fischierà l'arbitro, traffico al limite dell'area di rigore del Formia. La battuta di Mucciarelli, palla dentro la sponda di Manauzzi, che ha provato a far correre il pallone per la corrente Marraffino. Rimessa dal fondo per Alexei Avgul a 10 minuti dal 90esimo. Rinvio di Avgul, Restaini arriva prima di tutti, poi Di Girolamo preferisce andare all'indietro da Fabio Pepe. C'è pressing da parte del Formia, l'estremo difensore dell'Ermada va a lungo, l'ottimo Festa che intercetta, poi Nulli per Pepe, in avanti ancora per Zaccaro, Zaccaro gran palla per Raspaolo, all'interno c'è Petronzio tutto solo, Raspaolo, il tiro di Raspaolo e Pepe praticamente si supera intervenendo prima lui e mandando poi il pallone sulla traversa.
grande opportunità per chiudere il match per il Formia, e invece siamo già dall'altra parte con Di Trocchio, inseguito nell'occasione da Cannella, ancora Di Trocchio per Gurgui. Ah, Gurgui in sovrapposizione, si fa vedere Trani, Gurgui dentro per Di Trocchio, fa buona guardia nell'occasione Battaglia. Il pallone scivola sul fondo senza un ulteriore tocco. Clamorosa l'azione capitata sui piedi di Raspaolo, è stato molto bravo l'ex Fabio Pepe a sfiorare prima il pallone. Poi si è andato a stampare sulla traversa. Avgul, il colpo di petto di Restaini che sbaglia tutto. La posizione di Petronzio era regolare, peccato, sbaglia Festa. Rimessa con le mani per l'Ermada con Marraffino, Mucciarelli. L'intervento è regolare ma sbaglia poi il disimpegno il Formia, che può ripartire con Cullai che cerca sulla sinistra Gurgui, capisce tutto Lucignano che è andato quasi a fare il terzino destro adesso. Gran palla in avanti per Zaccaro che la mette giù regolarmente. Zaccaro, ancora Fabio Pepe, ma l'arbitro aveva fermato tutto per un fallo di mano e quindi scatta il cartellino anche per Vincenzo Zaccaro. Terzo ammonito per il Formia dopo Napoletano e Festa. Punizione per l'Ermada. Bello il lancio di Cannella ad imbeccare il capitano formiano. 7,5 più recupero alla fine della partita. Restaini. Di Girolamo. Palla in avanti per Di Trocchio che poi l'appoggia su Mucciarelli. Centrale il controllo di Manauzzi, ancora Di Trocchio, prova addirittura il tiro, Avgul blocca senza problemi. Lucignano, tocco di Raspaolo, ancora Lucignano, viene però fermato fallosamente da Manauzzi. Sostituzione, l'ultima per l'Ermada, esce Trani, entra con il numero 19 Reali, minuto 39. Sorta di time out con i giocatori che hanno bevuto per questo finale di gara. Lucignano va lungo in avanti verso Zaccaro, la posizione è regolare così come l'intervento di Gurgui a fermarlo. Sì, non era Gurgui. Pallone per Di Trocchio, si va a vedere Di Girolamo, va Di Trocchio, punta il suo diretto avversario, è Festa, Di Trocchio la mette dentro, Avgul, sicuro, non c'è arrivato più niente Marraffino. Rilancio dalle parti di Raspaolo, il colpo di testa poi è di Zaccaro che molto bene riconquista il pallone, con il tacco se lo porta avanti, serve il vicino Nulli, Petronzio al limite dell'area di rigore per Zaccaro che con l'esterno la chiude, il Formia segna il terzo e tre sono anche di Zaccaro in campionato, ancora lui ben imbeccato da Nulli al limite dell'area di rigore con Petronzio che era in offside. È arrivato invece il capitano che aveva riconquistato il pallone, se l'era portato davanti col tacco tra gli applausi del pubblico e poi è andato a finalizzare d'esterno contro Pepe che stavolta nulla ha potuto. 3-1 per il Formia, doppietta ancora una volta di Capitan Zaccaro.
uscito dai pali anche Avgul per celebrare il terzo gol del Formia. Peccato per un Formia che aveva letteralmente dominato il primo tempo, poteva andare avanti alla chiusa 2-0, ma poteva essere benissimo sul 3 o 4-0 alla fine del primo tempo. Poi ha sofferto un attimino nella ripresa, mai in maniera netta, ma troppi errori dovuti a poca lucidità, una tenuta atletica non ancora ai massimi livelli. L'Ermada che al 23esimo della ripresa l'aveva riaperta con la rete di Marraffino. Cullai, pallone per Di Trocchio, esce Festa in copertura su di lui, torna molto bene ad aiutare lo stesso Nulli, poi Zaccaro prova con l'esterno a chiudere il triangolo e guadagna la rimessa con le mani per il Formia. Assolutamente un giocatore imprescindibile e un lusso averlo per la categoria, Vincenzo Zaccaro. Pepe, Festa, gioca su Cannella, poi Battaglia. Pepe, ancora Battaglia, si fa vedere Gabrielli, rallenta Battaglia che serve proprio il suo compagno di reparto, poi Festa, non c'è movimento se non di Zaccaro, il lancio lungo che preda poi di Restaini che col destro lancia lo scatto di Gurgui, Battaglia, Gabrielli, adesso è un ping pong con Petronzio che la mette giù, supera il suo diretto avversario, la dà Zaccaro che si può involare nell'area di rigore avversaria. Zaccaro, Zaccaro! Stavolta è stato troppo altruista dandola a Petronzio invece di tirare. Ancora una bella azione in collaborazione tra gli attaccanti del Formia, intanto è rimasto nell'area di rigore inginocchiato Zaccaro, probabilmente un dolore dietro alla coscia per lui in quest'ultimo scatto. Intervento di Cullai, Petronzio quasi falloso, lo stesso Cullai poi mette il pallone in fallo laterale, ringrazia Pepe. L'arbitro richiama lo staff tecnico del Formia, 120 secondi dallo scadere, rimasto a terra Zaccaro che appena due minuti fa ha chiuso in pratica il match con la rete del 3-1. Speriamo non sia nulla di grave per il bomber e per il capitano del Formia che chiede il cambio in maniera evidente. Dolore dietro alla coscia per lui. È un peccato perché potrebbe non essere una gran bella notizia per i tifosi biancazzurri. Viene aiutato a rialzarsi da Gurgui. Speriamo non sia nulla di grave. Esce, entra Daniele Pasquale, esce Vincenzo Zaccaro che zoppica, problema alla coscia destra. Tutti gli occhi dello stadio adesso sono sul capitano per capire se si tratta soltanto di una leggera contrattura, se qualcosa di più, però vediamo che potrebbe non essere nulla di grave. Si è immediatamente fermato Zaccaro, gli applausi del comunale di Maranola per il proprio bomber. Tutta la rimessa laterale, tra 20 secondi scade il 90esimo, dovremmo avere anche la segnalazione del recupero. Bove, il lancio per Gurgui, si fa vedere in area di rigore Marraffino, si ferma Gurgui, contro di lui Lucignano, anzi no, era Battaglia, ancora un fallo in situazioni. 5 minuti di recupero intanto che cominciano, sono già cominciati da circa 10 secondi. Calcio di punizione per l'Ermada con la battuta affidata come sempre al numero 10 Mucciarelli. Thank you.
punizione di Mucciarelli, alta sopra la traversa, senza preoccupazioni. Chiama la palla di Palma di Cassino, altrimenti andrà ad appesantire il recupero che già è previsto in 5 minuti. Si prende tutto il tempo necessario Avgul per battere questa rimessa dal fondo. Crediamo la partita abbia ancora poco da dire. Di Girolamo prova Raspalo, che è venuto a giocare a sinistra, lo scatto di Nulli ad impensierire Restaini, Nulli la recupera, però Petronzio in fuorigioco che non viene segnalato. Petronzio! E la palla di un soffio sulla sinistra, errore del secondo assistente, era netta la posizione di fuorigioco di Petronzio, che però stava disegnando una gran parabola. Uscita di un niente alla sinistra di Fabio Pepe. Di Girolamo, attenzione, in questo caso a Battaglia, che poi si riprende dopo un primo momento in cui aveva sottovalutato lo scatto di Reali, che poi gli dà fastidio, poi c'è fallo, calcio di punizione in favore dell'Ermada, non un fallo di confusione che di solito è a favore delle difese, in questo caso a favore dell'Ermada, probabilmente per un tocco di mano, andiamo ad immaginare perché si è capito poco. Ancora un'occasione per i rossoblù per tentare di riaprire, 2 minuti e mezzo di recupero se ne sono andati. Marraffino e Di Trocchio sul punto di battuta. Mucciarelli e Di Trocchio ovviamente. 3 giocatori in barriera per il Formia. 5 giocatori dell'Ermada pronti a staccare, 2 al limite dell'area di rigore del Formia. Praticamente c'è parità numerica. Mucciarelli, palla dentro, il colpo di testa da parte del nuovo entrato di Girolamo. La parata di Avgul. Avgul per Festa. Su di lui Mucciarelli, molto bene Festa. Cerca lo scatto sulla destra di Lucignano, praticamente ha fatto quasi tutti i ruoli questa partita. Cullai, palla in avanti per Reali, il pallone è uscito, la rimessa con le mani per il Formia. Partita ancora poco da dire, 90 secondi allo scadere del recupero. Battuta in avanti, la mette giù Petronzio, che sta andando a fare la prima punta, guadagna un ottimo calcio di punizione, probabilmente quella che seguirà sarà l'ultima azione del match. Comincia adesso l'ultimo minuto di recupero, la tiene lì Lucignano, non riesce a guadagnare la rimessa con le mani, che invece va a Manauzzi. La gioca vicino per Cullai. Cambiato con Bove, poi il pallone in avanti verso Di Girolamo, intercettato da Nulli. Poi Pepe, cercato Raspaolo, la chiusura di Restaini direttamente in fallo laterale. Vuole il pallone, mancano 20 secondi alla fine del recupero. Non ha fretta ovviamente Festa a rimettere il pallone in campo. Manca soltanto il triplice fischio del direttore di gara a sancire la prima vittoria di questa stagione per il Formia. Ed arriva in questo momento il triplice fischio del signor di Palma di Cassino. Il Formia conquista la sua prima vittoria nel campionato di promozione 2018-2019 danni dell'Ermada. Le reti al 10° del primo tempo di Zaccaro, il raddoppio al 26° con Petronzio, poi al 23° della ripresa ha accorciato le distanze Marraffino, la chiusa al 41° del secondo tempo. Ancora una volta Zaccaro, che poi è stato costretto ad uscire per un risentimento muscolare dietro alla coscia. Vanno a ringraziare, a salutare i giocatori, i tifosi della curva qui al comunale di Maranola.
E quindi io vi lascio alle interviste del post partita, ricordandovi ancora una volta il risultato finale: Formia batte Ermada 3-1. Nel dopogara di Formia Ermada con il direttore sportivo Max Lombardi è stata un'ottima prova da parte del Formia, soprattutto nei primi 45 minuti. Poi una tenuta atletica non al massimo, ha visto una flessione da parte dei biancazzurri, ma credo che la società può essere soddisfatta di questa prima vittoria. Sicuramente, abbiamo fatto un'ora di gioco molto molto positiva. È chiaro poi che con il caldo che oggi si sentiva e anche con i carichi di lavoro che i ragazzi hanno fatto in questo mese di preparazione, giustamente anche domenica a Sabaudia siamo andati in difficoltà, e quindi dobbiamo solo, secondo me, regolare un po' l'aspetto fisico, poi per il resto abbiamo fatto un'ottima partita. È una squadra che ha convinto anche per quelle che sono le dinamiche di gioco, belle le aperture, ottimo il tridente nel ritrovarsi, per esempio il secondo gol è arrivato su un cross millimetrico da parte di Raspaolo che ha fatto credo chilometri oggi per Petronzio e la rete, senza ovviamente nulla aggiungere su Zaccaro perché Zaccaro non ha bisogno. Zaccaro è il valore aggiunto di questa squadra, speriamo che in settimana il presidente ci dà l'ultimo valore aggiunto così ci possiamo divertire fino alla fine. Vabbè, Raspaolo è un giocatore che io ho avuto con me 2 anni, un 94, è un giocatore che secondo me dà la tecnica impressionante, tecnica, corsa, tatticamente perfetto. I ragazzi sono stati messi veramente bene dal preparatore dei portieri Giovanni Russo, e poi dopo spiega anche il perché, c'era cioè il preparatore Giovanni Russo, e hanno fatto una, secondo me, una grossissima partita tatticamente e tecnicamente. Secondo me abbiamo veramente una squadra molto molto importante. Allora andiamo fuori dal campo, lei ha accennato a un ultimo acquisto, si è parlato molto di Diego Armando Maradona Junior, si riferiva a lui e se sì a quando la firma? Sì, mi riferivo a lui, come già si sa, cioè lui ha avuto un incontro con il presidente Falco, il presidente si è preso 2 o 3 giorni di tempo per decidere un attimo, giustamente per capire un po' diciamo se era possibile inserire Diego all'interno di questo spogliatoio, e io credo che per martedì ci potrebbe essere la sospirata fumata bianca. Io ho visto Diego in allenamento insieme anche al direttore generale Lentini, è un giocatore che ha una tecnica impressionante, veramente bravo 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 coi piedi, c'ha personalità, c'ha carattere, c'ha carisma, sarebbe secondo me veramente un giocatore importante al pari di Zaccaro, al pari di Pepe e degli altri ragazzi. E allora aspettiamo questa firma, credo che tutto il golfo se lo aspetti, tra l'altro perché non è soltanto una firma di tecnica tra virgolette, anche del nome, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Sì, dopo al limite vediamo se il direttore Lentini ci dice se martedì, certo. Maradona firma, quindi no, e vabbè, ti ripeto, porta comunque un tasso tecnico alto. Come tu hai ben potuto vedere, questa è una squadra che piace giocare a calcio, partire da dietro, anche se i campi non sono tanto per la quale, tipo quello di domenica scorsa, però cerchiamo comunque di giocare a calcio. Abbiamo 3 attaccanti che non me ne vogliono le altre squadre, secondo me per questa categoria sono veramente uno spreco, perché hanno velocità, hanno tecnica, hanno rapidità, hanno tutto, hanno dedizione al lavoro, sacrificio, quindi... Allora, il presidente mi ha chiesto di fare una squadra importante per poter puntare a vincere o andare in eccellenza. Io credo che se riusciamo con il presidente, con il direttore Lentini, a portare Maradona a Formia, credo che sia poi il punto finale, e dobbiamo solo vincere questo campionato.
Dal punto di vista tecnico non abbiamo visto in panchina mister Di Benedetto, bensì, come accennava precedentemente, c'era il preparatore atletico russo. Che cosa è successo e se ci sono degli scenari della prossima settimana che ci dobbiamo attendere? Allora, ci sono degli scenari, però poi ci sarà un comunicato della società, perché il mister ha avuto problemi personali e quindi oggi non è potuto stare qua. Poi comunque in settimana sicuramente ci sarà un comunicato dove spiegheremo un po' che cosa è successo, però niente né sotto l'aspetto tecnico né sotto l'aspetto, questo lo voglio chiarire, perché Di Benedetto ha fatto un grosso lavoro questi 40 giorni, una persona per bene, una persona preparata, però purtroppo impegni sopraggiunti. Sì, ci sono sicuramente, abbiamo saputo che ci dovrebbero essere gli impegni, poi saremo più, diciamo, in settimana più chiari sul casomai sul nuovo nome e su cosa è successo. Sì, poi nel caso dobbiamo cambiare, io ho un'idea, poi al limite con la società vediamo un attimo, che penso che oggi abbiamo fatto un 4-3-3 molto bello. Effettivamente sì, 4-3-3 molto, molto bello, molto arioso, con gli esterni che attaccavano gli spazi, con Petronzio, che secondo me Petronzio è uno degli attaccanti che io sono 16 anni, faccio il direttore sportivo. Petronzio, Jonathan Petronzio è uno degli attaccanti più forti che ho mai visto in questa categoria. Se riesce a mentalizzarsi e credere che può giocare a calcio a certi livelli, è uno che secondo me può giocare a calcio, perché ha dei movimenti da attaccante puro. È completo, sono d'accordo. Cioè, lei è un direttore sportivo, io dal punto di vista giornalistico Jonathan, le dico. Jonathan è completo, un giocatore completo. Se mentalmente riesce a maturare, secondo me si può dare delle grosse soddisfazioni. Lui si deve dare le soddisfazioni, che a noi ce le darà sicuramente. Ultimissima domanda, le condizioni di Capitan Zaccaro uscito un po' malconcio? Crampi Zaccaro, crampi Anfri. Poi voglio fare, se mi dai giusto 10 secondi, voglio ringraziare Anfri, terzino destro 2000, Maresca, interno di centrocampo 99, e Avgul, Alex, portiere 99. E poi i tre prodotti del vivaio del Formia, Daniele, Nulli e Cannella, che secondo me oggi hanno fatto una partita veramente importante. Sembravano degli overi. In bocca al lupo, direttore. Grazie, Crepi. Siamo con il direttore generale del Formia, Luca Lentini. Allora, direttore, abbiamo parlato con il direttore sportivo Lombardi. C'è stata qualcosa che è successa in quest'ultima settimana, ai noi, per mister Di Benedetto, ma è una squadra che è stata costruita, a secondo noi, bene. Si è vista in questa prima giornata in casa, in questa prima vittoria. Che cosa manca a questo Formia? Forse una preparazione atletica a questo punto che deve migliorare giornata dopo giornata? Beh, certo, la preparazione atletica comunque deve essere migliorata giorno dopo giorno, quindi pian piano recupereremo la forma e quindi saremo sempre più brillanti in campo. Per quanto riguarda mister Di Benedetto, come ha detto prima il direttore sportivo, ha avuto dei problemi lui personali, più che altro lavorativi, quindi stiamo valutando proprio queste sue mancanze su questo aspetto di poter probabilmente cambiare qualcosina proprio in virtù di queste problematiche, ma non assolutamente per un problema tecnico di nessun tipo. Abbiamo lavorato in perfetto tandem tutti quanti insieme, quindi non abbiamo avuto nessun problema con il mister. È solo questo, diciamo, che ci ha un attimino, diciamo, scossi sul fatto che non potesse essere già oggi presente qui con noi, già c'è un attimino non tranquillizzati su questo aspetto, quindi valuteremo nelle prossime ore, se non prima, di valutare bene questa situazione. Il pubblico ha risposto con una presenza non proprio delle grandissime occasioni, ma comunque c'era, tifato Formia. Si sente di fare un appello alla cittadinanza, ai tifosi del Formia, di stare vicini a questa squadra che ecco, è stata ricostruita quasi da zero, ma invece sembra una squadra che gioca insieme da chissà quanto tempo, una realtà che può dare belle soddisfazioni quest'anno nel campionato di promozione. Eh beh, certo, no, la cittadinanza, posso dire che sono stati già comunque stupendi, la curva, comunque anche la tribuna era non come le occasioni chissà importanti, però già una prima giornata in casa, esserci così già presenti, già per noi è stato importantissimo. Spero che diamo soprattutto noi la voglia agli altri di poter far bene sempre in casa e fuori casa, ovviamente, di seguirci comunque, e nello stesso tempo dire seguiteci, perché abbiamo bisogno di questo supporto da parte di tutti, anche per dare forza a questi ragazzi che comunque ce la stanno mettendo tutta. Domanda
ovvia su Diego Armando Maradona Junior. Ci diceva il direttore Lombardi che probabilmente per martedì ci sarà qualche novità. Il direttore Lentini, il direttore generale Lentini, se si deve buttare in una percentuale al momento, che percentuale darebbe al sì di Maradona? Non al sì di Maradona, anche della società, ovviamente la società che sta valutando, al sì della firma, quali percentuali si hanno? Alla fine, diciamo, hai fatto una bella domanda. Stiamo trattando, purtroppo è una trattativa un po' più lunga perché ci sono tante vicissitudini accanto a questa cosa, però una percentuale potrebbe essere il 90% che si concluda nelle prossime ore. Ho detto martedì perché ho dato una data lunga, ma potrebbe essere già prima questa situazione, perché anche poi Diego, che tra parentesi è un amico calciatore, quindi ci stimiamo a vicenda, quindi devo dare una risposta quanto prima, anche per far stare tranquillo lui, che comunque vuole dare il suo apporto qui a Formia e ha voglia di venire a Formia, quindi questo è già un aspetto importante per noi. Una nota a margine da aggiungere: Diego Armando Maradona Junior era presente durante la partita, nonostante lui sia viva a Licola. Più volte nel corso della settimana, nonostante sapesse di non poter giocare la partita, ma sia nella giornata di ieri, nella rifinitura, sia oggi che c'era la partita della squadra, Diego Armando Maradona Junior era qui a seguire i suoi, tra virgolette, nuovi compagni. Io ringrazio il direttore generale Lentini, ci aggiorniamo sulla questione Maradona e non solo. In bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a tutti, buona giornata.